Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua in questa nuova parte della guida del vino Zoom Eleven 2 Bufera di Neve presentata dal vostro Vinchechino. Questa parte cercheremo di battere di nuovo la Fox Shore. E Vinchechino ora si è incazzato proprio, perché non è possibile che perda contro questa squadretta. Ma ora ci proveremo utilizzando solo tecniche e qualche scivolata, contrasto, sfondamento. Ma la maggior parte saranno le tecniche, infatti. Importa tirare soltanto con le tecniche tipo la tormenta glaciale o il calcio gemello di Jude. E tutto sta qui in questa partita. Questo è il nostro schema momentaneo, mi sembra buono. Sì, è buono. Questo è lo schema della Fox Shore con Darren che sa usare la mano di luce in porta. Iniziamo subito. Passa Sean, Jude, ma il passaggio viene intercettato. Facciamo una scivolata, ma c'è il doppio attacco di Lucky Man. E sorpassano Jude. C'è la scivolata di Giusetto. Viene intercettato il passaggio. La mano di luce non è stata solo un tiro fragile. Questo è il loro primo tiro in porta, noi dovremmo attaccare, cercare di metterla dentro. Passiamo a Jack, Eric, Suzette, Nathan, Jude. Andiamo con scatto repentino e attraversarono Mishap contro Darren e tormenta glaciale. Vediamo cosa sa fare questo attacco. E c'è il gol, naturalmente. 1-0, gol di Sean al 15° minuto dall'inizio della partita. Ora voglio vincere, non mi interessa un cazzo. Cerchiamo di bloccare l'avversario utilizzando scivolata di Nathan. Ecco che rubiamo palla. Mi passo a Sean, poi Jude, Sean di nuovo. Un'altra tormenta glaciale. Eccola qua. Tormenta glaciale di Sean. Mano di luce utilizzata di nuovo da Darren. L'ha parata. Non so come l'ha parata. Prova scivolata con Jude. Utilizziamo calcio gemella. Non so perché non mi fa utilizzare la rete in zoom, ma non l'ho ancora capito. Andando a bye tutta potenza, mano di luce un'altra volta utilizzata da Darren. Vediamo se c'è il gol. Eccola qua, 2-0, gol di Jude al 25°, 10 minuti dopo il gol di Sean. Avanti, scivolata da Nathan. Vediamo, scatto repentino e superiamo le AV. Voglio segnare con Nathan che ha la mossa ale di fuoco. Un'altra volta scatto repentino e superiamo FAC. Non so perché c'è il fischio, questo ancora non l'ho capito, non è stata una mossa poi tanto tragica. Sta per concludersi qui questa frazione di gioco. Eccolo infatti qua, fine del primo tempo, il fischio dell'arbitro è arrivato. A Sean succede qualcosa, ma non sappiamo ancora cosa, sta avendo delle difficoltà con la sua parte interiore.
46% possesso palla, loro 54%. Inizia tutto dal centrocampo. Scivolata che non funziona però. Scivolato un'altra volta con Susette stavolta. Ecco che rubiamo palla all'avversario. Passiamo a Jude. Intercettato il passaggio da Leav. Noi utilizziamo una scivolata. No, ho sbagliato completamente. No, ho cercato di intercettare il passaggio, ma non ci sono riuscito. Scivolata proviamo con Sean. Ecco che rubiamo palla. Abbiamo grande illusione. Ecco che passiamo. Proviamo calcio gemelli. E via. Tutta birra. Con calcio gemelli di giù. Mano di luce un'altra volta utilizzata da Darren. E c'è il gol 3-0, doppietta di Giuda e gol di Sean. Secondo tempo, 12° minuto. Scivolato con Giuda. Intercettato nel passaggio, volevo fare 1-2. Muro di roccia utilizzato dal nostro grandissimo Jack. Intercettano sempre passaggi questi, ma tanto sto ormai vincendo. Scivolato un'altra volta con Susette, proviamo. Perché io non vado, non mi fa segnare da lì. Quando ho cercato di intercettare il passaggio non ce l'ho fatta. Provo una scivolata ma non funziona. Andiamo con Bobby. Proviamo a far difendere Eric con una scivolata. C'è doppio attacco di Lucky Man. Ecco che passano. Una scivolata, no, turbina da tanto di Scott. Ecco che rubiamo palla a Lucky Man, il capitano. Scatto, ce la facciamo. Pallonetto. Vediamo se c'è il gol contro Darren. Stavolta non può utilizzare uno di luce. È stata bloccata, quello era davanti. Torre inespugnabile, vediamo. No, c'è il ventiglio gigante di poker. Ormai il secondo tempo finisce 3-0. Infatti, ecco qua la fine, il triplice fischio dell'arbitro. Abbiamo vinto. Più così si fa. Ma abbiamo perso, non si tira più. 5 tiri, 45-55 per stesso palla. Nessuna mossa imparata. Tanto siamo a 9 minuti dalla nostra ripresa. Quindi ecco come giocheremo. Siete ancora amici con tutte le stanze. Grazie però perché vi siete morato molto giocando con voi. Sono veramente divertente. Grazie mille come giocare in una squadra che mi faccio contro noi. Clap clap. Questo deve essere il preside. Che splendida partita, veramente interessante. Signor preside, mi ho fatto aspettare, mi chiamo Balding e sono il preside della Fox Shore, era l'amico del nord. Piacere conoscere, sono Mark Evans, capitano del club di calcio Raymond e sono il nipote di Davide. So, non ti prendi per tentazione, giovane. Io ho quel viso, se la copia sotto il tuo nonno. Ah, quindi questo sarebbe il nipote di Davide, leggendo la portiera. No, Schiller. Ah, signor Schiller, mi scuso, non l'avevo visto. Schiller, Schiller. E lei conosceva mio nonno.
Se almeno con chi stai parlando. Su via, signor Baldi, dobbiamo scusare curiosità naturale del ragazzo. Ma guarda un po', questa non è la giovane Vittoria, nel passato tempo non avremmo pensato di incontrarti in un passeggino, poi ci fa. Lei è quel piccone che aveva tutta la festa per gente prendendo soldi, ragazzi, nella tua impresa. Molto per la lingua Vittoria. Bambini, questo è il signor Astranby Schiller, ed è così che vi rivolgo da lui. Senza dubbio lo conoscete come presidente e direttore generale del gruppo Schiller. Sicuro di averlo visto qualche. Anche tu hai già incontrato Jude. Sì, pensavo che fosse una festa a cui sono andato con mio padre. Sembra pericoloso, ma ho la sensazione che c'è qualcosa dietro le apparenze. Infatti, capo, anche tu sei qui, come sta tuo padre? Va bene, grazie. Quindi continuiamo. Il signor Gillo è un grande beffatore, sapete, gestisce la Sushin Academy, un'istituzione che è orgogliosa di aiutare bambini. Nonostante sia un uomo molto impegnato e dedica parte del suo tempo a visitare scuole come oggi, ha anche fatto un'importante donazione al nostro istituto per garantire l'eleva migliore soluzione possibile. Tu via, signor Baldi, che è il minimo che potessi fare. Schiller, ah, ci sono. Ora ricordo che l'avevo già sentito. Il cognome dell'allenatrice. Schiller non è un cognome molto comune. Lei per caso parenti? Cioè, non è la prima volta che mi incontrate, giusto? Sì. Infatti è proprio suo padre. Sta sudando freddo, tutto a posto? Sto bene. Allora, Marco, vogliamo chiedergli del quaderno segreto cosa? Oggi, signor, noi ci troviamo qui perché vorremmo dare un'occhiata al quaderno segreto di mia nonna. Sembra che vi siano descritte le tecniche che ci dovrebbero per la rossa. È la prima volta che sento parlare di qualcosa del genere, sarebbe qui a Fukuoka. Sì, sono passati più di 40 anni, secondo David mi ha affidato il quaderno. E in tutto questo tempo non ho mai mostrato a nessuno. Sembra interessante, sa, anch'io sono appassionato di calcio. Piacerebbe se nessuno chieda quel quaderno. Ma temo che di non poterlo permettere neppure lei, signor. A David di non mostrarla a nessuno, capisci? Sta rifiutando la mia personale richiesta, signor Baldi. David non mi perdonerà mai se non mantiene questa promessa. Non posso andare contro la sua volontà, nemmeno dopo tutto questo tempo. Bah, allora, come non detto, devo rispettare il desiderio del suo amico dopo tutto. In ogni caso ora devo andare. E il signor Schiller e la sua assistenta se ne vanno. Era la loro limousine questa. Quelle sicure ragazze fanno parte della stessa Raymond che scommette sia la Gemini Storm che l'Epsilon. Sì, signore, non avevo pensato che potessimo fare loro in un posto come questo. Non mi sembra così minaccioso, devo dire. Tra parentesi, Will, sai cosa devi fare, vero? Sì, signore. Non ho la Gemini Storm, ma dovresti guadagnare a qualunque costo. Eccellente. Per quanto riguarda Fox Shorbach, il nostro rapporto parlava di un giocatore eccezionale che frequentava questa scuola. C'è nulla di lontano, non mi dispiace di tutto questo ragazzo, anche se è stato un viaggio. E siamo già occupati. Qua parlano, non mi ho buttato. Se riuscì del quaderno della Genesi, di un game invincibile. Oh, è l'ultima cosa, liberiamoci dalla Lemon e Levin, finché siamo qui, che ne dici? Stanno iniziando a darmi segnali, scelti signore, per assicurare che le ordini siano seguite alla lettera. Allora, signore, ci dirà dove si trova il quaderno. Non vedo l'ora di scoprire che si tanto impazzito quando c'è un nome. Se Fritton crede, magari vorresti sapere qualcosa dei vecchi tempi. Ti potrei portare dove David gioca a calcio solito, ad esempio. Dove giocava il nonno? Wow, sarebbe meraviglioso. D'accordo, allora andiamoci. Presi, se magari un membro del club di calcio potrebbe accompagnarlo. Darren, posso andare io? Per favore, devo andare con Marco, per favore. Va bene, d'accordo. Darren, vieni. Me. Marco è proprio il suo idolo, non è vero? Tuo nonno giocava in un vecchio parco nel cuore della città, posso partire? Va al vecchio parco. Andò, riprendiamoci. Ah, sono già al pieno delle forze, mi dice, si saranno ricaricati. Mappa, andiamo. Città forse dovrei andare. Non posso prendere da qua, dietro. Dando una sfida. Dopo aver vinto questa sfida, ci avventuriamo. Quindi dobbiamo attraversare qua e seguire la freccia.
viola che possiamo provare lì, tanto un'altra sfida. Possiamo continuare, ragazzi, seguendo sempre la freccia viola e a momenti raggiungeremo la nostra meta. Eccoci, infatti, arrivati proprio nella meta dove si allenava suo nonno David Evans. Io non devo facendo ragione, che emozione, chissà in quale tecnica si esercitava. David, eh? Oh, chiedo scusa, per un momento mi sembra di vedere tuo nonno, è stato un po' inquietante, non si preoccupi, non so di persona, ma come era veramente non nulla. David, oh, era un tipo fuori dal comune, questo è sicuro, ci diceva mi sembra cose. Prima fai spam, poi stunk, ed effettivamente la palla andava in rete, era una condizione perfetta di sviluppare nuove reti. David odiava perdere, più di qualsiasi altra cosa, ogni volta perdevamo contro qualcuno David denunciava, poi ci ingranava la rivincita, quello che allenava studiando ogni giorno l'Albertram, era fenomenale, ma fallo per arrivare spesso tardi a scuola, fare tardi a scuola, ma come non? Che intendi dire? Anche Mark a volte è così perso l'allenamento e dimentica di andare a scuola. Tuo nonno, io sono rimasto amici anche quando lasciò Fukuoka. Credi, diventerò un calciatore professionista. Dicevamo sempre che il nostro cuore avrebbe continuato a battere lui in giorno nel senso di vista. Amici speciali perché pure se non mi disegno Mark, amici speciali. Axel, pensa proprio a lui. Un amico, sì, un amico su cui ti potrei trovare a prendere. Stai pensando ad Axel, vero? Mi diverti mai quando sono importanti come dicevo, passiamo di ora. Questo è il quaderno segreto di David Evans. Mega tecnica. E questo è il quaderno segreto di non. E quindi tecnica non è mai riuscita a padroneggiare completamente. Avrei voluto essere sicuro fosse la possibilità di andare da occhi discreti, ho capito perché era vero. Sono troppo potente, esatto, se qualcuno provasse senza un adeguato allenamento potrebbe farsi seriamente del male. David mi ha affidato e qualcuno mi aiutare a finire male sbagliato. Ho la sensazione che questo guadagno non era utile. Allora, assicuro che non è che mi scrive tutto questo, ma aspettando il momento giusto. Per questo ho cercato di contattare di direttamente lì. Sicuramente ho pensato che il quaderno avrebbe potuto essere utile in un certo modo. Andiamo al dunque, so che se vi do questo catino inserito all'allenarvi con la macchina, ma vi devo avvertire, imparatela non sarà facile, alcuni di voi potrebbero farsi male per... Cioè, mi pare di capire che questo non mi farà cambiare idea, ragione? Presidente, Mark sa meglio di chiunque altro quanto sia importante per ci, non avrebbe mai tempo all'allenarmi, basta... Ecco, devo imparare queste tecniche, già qualcosa, non vedo l'ora. Valdi, ti piglia questi qua, non facciamo qualsiasi cosa necessaria per fare la risposta. Però questa non è capita. Così si fa. Ben detto, ma io sono con voi, sono vicino di avere deciso di potersi dare di voi. David ci ha messo l'anima e il corpo, abbiatene cura. Ha ottenuto il quaderno segreto. Quaderno mio. Wow, è grande questo marca, allora sì. No, grazie, forza, andiamo. Tutto è da allenarsi, Marco, ho detto. Hai presente quello che stavo dicendo prima, professore? Quando saremo tornati alla forza. Cosa devi dire? Prova qualche mega tecnica alla Fox Shore. Dando una sfida. Dopo questa sfida possiamo continuare. L'obiettivo è prova qualche tecnica alla Fox Shore. Infatti, andiamo alla Fox Shore. Nel campo per allenarci con queste mega tecniche. Andiamocene finché possiamo. Ehi ragazzi, che succede? Alice Academy ci hanno detto che non avranno beta. Cosa? Non mi vede. Non ci posso credere. Guardate la firma di questo messaggio, G. Sia la super squadra e la di cui parlava G. Le voci erano vere, lo sapevo. Cosa vuoi dire che questa super squadra era fede? Che non siamo neanche riusciti a partecipare a football, quindi io sono spacciato rispetto. Datemi tutti. Non possiamo darci subito per vinti. Non si... Che mai, dobbiamo credere di noi stessi e prendere la staccata.
contro una squadra umana, mi stiamo parlando di Kirin, Mark e Ghiaccio probabilmente hanno detto la stessa cosa all'inizio, ma nessuno ha dei sangue, mostrato che la luce può essere battuta. Sto tempo abbiamo voluto solo essere come la Raimon e ora. A rendervi non saremo mai forti come loro, se questo è l'atteggiamento. Questo è lo spirito giusto, mostriamo al mondo di che passa sono fatti quelli della Fox Jar. Wow, che rigano sono così carico. Marco, dobbiamo chiedermi un paro, se dobbiamo affrontare lì, ne avrò bisogno di un'eccezione. Disponibile adesso, certamente, ragazzi. Non li calcio la vostra disposizione per qualsiasi cosa, perché... Ottimo, non sprechiamo altro tempo, allora andiamo a prepararci, certo. Ecco Xen. Mark. Xavier, cosa ci fai? Ci picchiamo, ti vedo da una vita. Non ti ora potresti parlare un momento privato con Mark, ok. Non è più niente. Ma Victor la conosce. Però comunque andiamo spinta sempre fuori dove è successo troppe volte presso una pagina se non trovi. Vediamo cosa gli deve dire a Mark. Mark, sono venuto a dirti addio. Voglio molto bene a tutti voi, Mark. Non posso spiegare a parole quanto felice mi renda di giocare a calcio. Amate così profondamente. In effetti è la prima volta che provo queste sensazioni. Tuttavia non posso sopporre i desideri di mio padre, quindi questo è un addio, mi dispiace. Xavier. Sono tutti pronti a marcare tutto, non so se lo trovo bene, tipo so. Cosa avrò voluto dire? La sensazione regolare tra le prendite. Entravamo alla scuola ero sconcentrato. Il giorno dopo. Allora, ma che tecnica hai trovato in quel segreto? Beh, c'è una chiamata pugno di giustizia, una parata spettacolare, come funziona? La mano, poi spingi, poi dici boom, 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 bam. Beh, sembra decisamente una demessa in vita, non aspettate che c'è una tecnica perfino più potente a mano di Lucio della mano del Colosso. Sul cross anche il pugno di giustizia che vi ho appena mostrato, si chiama mano insuperabile. Che problema c'è? Ho appena trovato un commento nell'ultima pagina, mica tecnica non sono perfezionato. Sono perfezionato. Ha reso metà strada mentre la creavo, non è possibile, non si è mai reso, non ha male, ce l'ho qualcosa a metà, è solo che non ho avuto il tempo. Quindi, il tiro più potente del quaderno è l'energia della terra, ecco, iniziamo direttamente alla tecnica. Pure adesso, se è sull'ultima pagina, è sicuro. L'energia della terra. Capisco, quindi, non preoccuparti, tu credi, se lo do, ok, sicuramente, certo, mi ringrazio. Perfetto, andiamo al campo della Fox e alleniamoci con loro. Ma noi ci vediamo nella prossima parte alla guida di Inazuma Eleven 2 Bufera di Neve, presentata dal vostro Binkechino. Alla prossima!